a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. Quest'oggi la nostra attenzione si focalizza sull'attività del centro missionario, il centro diocesano, e ne parliamo in compagnia di Don Augusto Antoniolla, che è il direttore appunto dell'ufficio di pastorale della missione. Ben trovato Don Augusto, Grazie, buongiorno. accompagnato da José Socalla, che è segretario dell'ufficio di pastorale della missione. Ben Buongiorno. trovato, José. Buongiorno. Allora, parliamo di un'iniziativa importante, Don Augusto, perché siamo nel periodo della Quaresima e, come è da tradizione, il centro missionario propone l'iniziativa Un pane per amor di Dio, che però quest'anno, in virtù dell'esigenza pandemica e quindi delle difficoltà appunto dovute a questo periodo emergenziale, si è in qualche modo riaggiornato, si è in qualche modo, insomma, riadattato a questo periodo così difficile che tutti stiamo vivendo. In che modo, Don Augusto? Sì, l'iniziativa è tradizionale, le cassettine che si mettevano in chiesa per la raccolta delle offerte per i vari progetti del centro missionario, progetti che vanno ai nostri missionari. Quest'anno l'affluenza alle chiese è molto ridotta, allora si possono trovare sempre le cassettine nelle chiese, ma si può anche aiutare i nostri missionari tramite delle offerte in parrocchia, oppure direttamente all'ufficio missionario. E è stata introdotta una particolare iniziativa che si chiama La casa dell'amico non è mai lontana. Di che Sì, cosa si tratta? sono sei progetti rivolti a varie parti del mondo. Abbiamo cercato di comprendere in questi aiuti un po' tutto il mondo. Sei progetti per ricordarci che, come dice Papa Francesco, siamo tutti fratelli. Poi si sa, quando si è amici di qualcuno, si ha sempre voglia di contattare, di incontrare questi amici, che siano vicini o lontani. Ecco, la casa dell'amico non è mai lontana, significa appunto che quando c'è l'amicizia non c'è lontananza. È sempre possibile mettersi in contatto e aiutarsi reciprocamente. Abbiamo anche appunto un'immagine, grazie all'aiuto della regia, che ci rappresenta appunto questo slogan, no? La casa dell'amico non è mai lontana. Allora chiederei proprio a José di aiutarci a comprendere da dove arriva anche questa immagine. Allora, questa immagine l'ho scattata in Africa, nell'isola di Sao Tomé Principe. Avevamo una missionaria di Lewego che era lì. E ricordo che quando abbiamo pensato un po' anche a questo slogan, mi sono ricordato di aver incontrato questi due bambini, no? Avevamo appena fatto una visita in un villaggio dove la suora operava, Suor Maria Angela d'Incà, e ho visto da lontano questi bambini. Era interessante, mi faceva così pensare come due bambini potessero stare abbracciati in questa maniera qui, no? Come sostenersi, che magari il sostegno immaginiamo sia una cosa da adulti, non da bambini. E invece l'ho detto: guarda, guarda che belli che sono. Ho preso la macchina, ho fatto la foto. Ricordo che subito quando si sono accorti che ho fatto la foto, ho cominciato a correre, a scappare, no? E poi un'altra cosa che mi colpiva di questa immagine qui era, si vede, vedete che ci sono hanno delle magliette molto grandi, no? Che era un po' come quando noi eravamo bambini, no? Che ci compravano la bicicletta. Allora te la compravano che ti durasse per un po' di anni, no? Allora tu salivi in bici e per un po' di anni non riuscivi neanche a toccare per terra, no? E allora questo pensiero anche di questa maglietta che chissà per quanti anni, vedete che la manica corta gli arriva fino al gomito, per quanti anni potranno utilizzarla, no? E allora così, una foto che è legata a un significato, ma anche a un ricordo piacevole. Allora, dopo aver raccontato un pochino l'immagine, il titolo di questo progetto, appunto di questa iniziativa, con Don Augusto entrerei un pochino nel dettaglio dei vari progetti che voi portate avanti un po' in tutto il mondo. I progetti sono, come si può dire, sono
gestiti dai nostri missionari. Ecco, questo titolo, La casa dell'amico, non è mai lontano, mi fa ricordare anche la casa del missionario. Io sono stato in Costa d'Avorio prima e in Niger dopo, e ricordo che la nostra casa era aperta a tutti. Ricordo il periodo della guerra civile in Costa d'Avorio, avevamo 1000 sfollati al giorno che scappavano dalle città dove c'erano i bombardamenti per andare in luoghi più sicuri. E la nostra missione, la nostra casa, era proprio un po' a metà strada tra questi due punti, tra la guerra e la pace. E 1000 persone in tutti i posti dove c'era un po' di tetto, nella chiesa, nella casa, anche nelle nostre camere, tutto era occupato da loro. E poi in Niger i migranti di ritorno andavano in Libia, molti venivano, dopo essere stati spogliati, venivano cacciati e dovevano ritornare ai loro paesi, e spesso si fermavano alla nostra missione di Gaya in Niger, al confine col Benin, e li ospitavamo e trovavano un po' di sollievo. Ecco, per dire, non che siamo stati bravi noi, ma che la casa del missionario è la casa degli amici. E noi sosteniamo dei missionari che conosciamo appunto perché i nostri aiuti arrivino con sicurezza lì. Oggi si parla tanto degli aiuti, c'è tanta pubblicità, a volte sdolcinata nelle nostre televisioni, per chiedere soldi. Ecco, quando noi mandiamo i soldi, tutto quello che ci arriva va ai nostri missionari per aiutare la gente. Non ce n'è una parte che si ferma per le organizzazioni. Mi ricordo l'UNICEF aveva dei macchinoni, aveva i dipendenti vivevano negli alberghi di lusso, facevano le loro ore, si portavano i pacchi, ma dopo sparivano. Ecco, il missionario è lì, vive con loro, li aiuta, dà quello di cui hanno bisogno, verifica che gli aiuti arrivino a destinazione. Ecco, per questo noi scegliamo dei progetti che abbiano come riferimento i nostri missionari. Certo, e quindi c'è un filo diretto, un contatto diretto. In Albania, per esempio, qual è uno dei progetti che portate avanti? Sì. In Albania il nostro referente è Suor Edvige Karokari, una suora di Zoldo, che si occupa della periferia di Tale, si chiama questa città, una periferia di una campagna dimenticata, dove vivono tante famiglie povere. La suora si occupa di queste famiglie, della loro educazione, della loro sopravvivenza. Ecco, per questo abbiamo scelto lei, l'Albania e questa suora. In Libano poi? In Libano anche c'è un missionario, non è proprio bellunese, ma è un canossiano. A Fonzaso c'è una casa proprio di canossiani, è lì che l'abbiamo incontrato, padre Damiano Puccini, e si occupa dei profughi. Sappiamo che il Libano è terra di profughi, 2 milioni di persone sono lì nei campi profughi. Ecco, lui lavora con loro, si occupa di loro. E quindi c'è un'iniziativa, in particolar modo cibo per i poveri, giusto? Cibo quindi per volete i poveri. Fare in modo che vi sia una raccolta di alimenti. Sì, è difficile mandare gli alimenti in Libano, raccogliamo i soldi in modo da mandarli a padre Damiano che compra gli alimenti e poi organizza delle mense. Certo, per sfamare per i più poveri. Infine in Niger? In Niger è un progetto che avevamo cominciato noi come diocesi, di lotta alla malnutrizione infantile. Ecco, andavamo negli ospedali, quando ero giù, si andava negli ospedali e si vedeva queste mamme con i bambini malnutriti. L'ospedale si prende cura, grazie all'aiuto che dà l'UNICEF, di questi bambini per una settimana. Poi basta. Allora noi accoglievamo, dopo questa settimana di ospedale, le mamme con i bambini nella missione, oppure andavamo nei villaggi dove abitavano per educarli alla nutrizione dei bambini. Non è che mancassero i viveri, ma mancava l'idea di
cambiare alimentazione continuamente in modo che il bambino potesse avere tutte le sostanze necessarie per vivere. Quindi una forma anche di assistenza, di educazione, sì, proprio alla mamma verso il, sì, bambino. E fatta insieme ai musulmani. Ecco, era, anche era una collaborazione così. E non solo nutrimento, ma anche educazione, perché il bambino ha bisogno non solo di cibo, ma anche di essere educato, di avere qualcosa in materiale per poter andare a scuola, per poter fare dei disegni, per poter giocare anche. È quello che è tipico appunto di un bambino. E José, ci presenta gli ultimi tre progetti? Sì. Allora iniziamo da Don Bruno Soppessa, un nostro missionario diocesano. Lui vive ormai da molti anni in Thailandia, prima ha fatto un periodo, ha fatto 11 anni in Costa d'Avorio, adesso è in Thailandia. Abbiamo parlato già altre volte di lui, siamo particolarmente legati alla sua missione. Lui adesso abita in una città che si chiama Lamphun, una città dove direi la totalità delle persone è buddista, e c'è un buon rapporto con questa confessione religiosa, è fatta di visite e di incontri con loro. Inoltre c'è una serie di progetti che sono dedicati a un'etnia Karen, si chiamano, dove, ecco, questa etnia non sono thailandesi, vengono da paesi limitrofi, vivono e lavorano nei villaggi di montagna. Ecco, per cui molti di questi sono anche apolidi, per cui non hanno nessun diritto, non sono riconosciuti dallo Stato. E ecco, Don Bruno Soppessa assieme agli altri missionari del Triveneto lavorano anche per un'integrazione e per un sostegno dei progetti legati a questa etnia. Poi abbiamo le Isole Salomone. Isole Salomone, abbiamo un vescovo, nostro amico, non è bellunese, però è un caro amico che di origini viene da Como e da molti anni abita le Isole Salomone, quindi vicino alla Papua Nuova Guinea. E lì lui si deve muovere con l'aereo, perché è talmente vasto l'ambiente, ha un aeroplanino e va da villaggio a villaggio in questa maniera qui. Sostegno all'educazione. Questi bambini qui in queste isole non possono avere un'educazione, per cui ci sono dei progetti di sostegno alle scuole e sta nascendo anche una collaborazione con i nostri asili bellunesi affinché ci sia uno scambio tra le due parti. E infine abbiamo il Brasile. Brasile, una missionaria di Villareggio, Daniela Camuffo, che ormai da qualche anno vive lì, nella regione di San Paolo. E hanno scoperto quasi per caso una favela, Nova Cagna, dove vivono circa 2000 persone. La maggior parte di queste persone sono frutto di questa esigenza pandemica, per cui si sono trovati senza nulla, non potendo avere i soldi per pagarsi un affitto, si sono stabiliti lì, hanno fatto delle baracche, e loro per caso li hanno incontrati, e sono nati in questa maniera qui, e per cui un sostegno a queste persone che vivono in questa favela. E da quelli che sono un pochino così appunto i rapporti che voi riuscite a mantenere via telefono, via web, con le nuove tecnologie un pochino, come stanno vivendo, José, questa situazione di difficoltà appunto legata all'emergenza pandemica, i nostri missionari? C'è grande disperazione appunto. Sì, la grande differenza, perché la tragedia della pandemia è una tragedia nostra, è una tragedia però di tutto il mondo, no? La grande differenza è che noi, bene o male, in qualche maniera possiamo avere degli ammortizzatori sociali che ci aiutano in questo senso. In questi paesi se tu non lavori giornalmente non mangi, e per cui questa è la grande differenza, per cui una persona non può nemmeno scegliere di stare a casa, ecco questo. Quindi l'invito a maggior ragione è quello di sostenere, giusto? Di dare un aiuto al centro missionario che poi appunto invierà ai suoi missionari per i tanti progetti che abbiamo sentito. Quindi vi ricordo l'iniziativa Un pane per amor di Dio, ma soprattutto La casa dell'amico non è mai lontana. Io ringrazio Don Augusto per essere stato con noi, grazie anche a José. Ovviamente ci ritroveremo per raccontare ancora le iniziative e i progetti che vengono portati avanti dal centro missionario. Grazie. Grazie a voi. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.